Come sapete, io posseggo tutti i pass dal pass battaglia 2 fino al pass battaglia X o 10 perché ho giocato dall'inizio del gioco, quindi chiaramente li ho sbloccati tutti. E come ogni season bisogna sempre lamentarsi e dire cosa penso di questa season. Che cosa penso di questa season? Le skin sono belle, sono brutte, eccetera eccetera eccetera. Vediamo tutto in questo video e poi vi dico anche cosa penso della mappa e un'importante considerazione su quello che succederà nel futuro di Fortnite. Partiamo dalla skin di base, Catalizzatore, che ha un sacco di stili, ha ben 12 stili differenti, però vi devo dire una cosa, lei con i capelli sciolti non mi piace. Col gatto tipo così ci può ancora stare, chiaramente preferisco alla deriva maschio, femmina non mi piace. Però voglio dire, ci stava, si sapeva che l'avrebbero fatta uscire prima o poi, certa gente lo diceva già da un bel po', quindi comunque come skin, vabbè, non dico che è male, semplicemente preferisco alla deriva. Poi abbiamo il signore della ruggine, versione rifatta, e anche lui con ben 8 stili. Una cosa che mi piace tanto di questi pass è che ultimamente stanno dando un sacco di stili alle varie skin, cosa che prima invece non facevano per niente, e questa è una cosa fighissima, e questa penso sia lo stile migliore in assoluto di tutti per quanto riguarda il Lord X. Poi io chiaramente adesso magari andiamo a scorrere le varie cose, tipo il razzo, tipo il cavaliere rosso, cioè le varie emoji. Questa schermata di caricamento mi piace un sacco, la mimetica emote non mi piace. Poi popcorn, vi devo dire che non è che mi faccia impazzire. Secchio di ciarpame, che è semplicemente quello che è il deltaplano per il Lord X e per il tizio appunto, per il signore della ruggine, che ha il piccone, che è questo qui, che è dente di sega, non pensate male, e che è un piccone appunto per il signore della ruggine. Tornando a noi, bomba ballerina, alla gelida, questa schermata di caricamento che mi piace molto. Poi il duello finale, ossia la musica appunto di quello che è lo scontro tra il robot e il mostro. Ci può stare. Tralala, che devo dire che è un balletto che mi piace un sacco, ma non so perché. I distruttori cosmici, che hanno ben due stili, azzurro e verde, il che ci sta molto, ma molto molto. Anche con vecchie skin, perché riusciamo a fare degli abbinamenti proprio carini. Corsa in centro, questa non mi piace tantissimo. La fenditura, questa mi piace un sacco. Invece fuoco, sghiaccio. E io voglio proprio sapere, ragazzi, chi di voi utilizza cavolo di spray in gioco. Io voglio sapere, ma qualcuno le utilizza veramente? Cioè qualcuno si mette nelle partite a fare gli spray con i propri amici? Ditemelo, perché secondo me fanno schifo gli spray, non servono a niente. Dateci più skin e meno spray, siete d'accordo? Poi fulmine della fenditura, carina, ma non capisco cosa c'entri la fenditura. Voglio dire, set deriva, ma perché? Perché non c'entra niente. Fenditura dovrebbe essere azzurro, vabbè. Cavalleresco, ossia lo stile dei cavalieri, ci sta. Pinnaco tecnica, e questa skin mi piace un sacco. Ha vari stili e tutti mi piacciono un sacco, forse quello un po' di meno e questo un po' di meno. Il primo è quello che mi piace sicuramente di più, anche questo niente male. Cioè, lei ha vari stili e devo dire che mi piace un sacco. Pinnaco tecnica, ci sta veramente una vita. Abbiamo addirittura la farfalla, lo spray della farfalla, vabbè, poi abbiamo Kevin. Abbiamo Kitsune, che è la volpe, è la volpe di alla deriva, quindi ci sta uno zainetto apposta. Tante coccole, carino insomma. Ala spray, questo è lo zaino apposta, cioè lo zaino, sì, è il deltaplano apposta per tecnica. Vabbè, niente male. Marionetta. Insomma, balletti un po' scarseggianti in questo pass. EQ, figo. Devo dire che questo è proprio figo. Ed è da provare assolutamente il lancio della bottiglia, la bottle flip challenge. Vabbè, sono i soliti giochi che ti daranno da fare la missione. Solo in quell'occasione tutti la useranno, per il resto non la useranno mai nessuno. Questo zaino qua è lo zaino teoricamente suo. Cioè non ho capito di chi è questo zaino, ma vabbè. Mix maestro, questo dovrebbe essere il deltaplano di DJ Yonder. E devo dire che ci sta una vita. Vai con la musica, questa dovrebbe essere appunto la parte di DJ Yonder, la scia. Kitsune bufera di neve, vabbè, non la userò mai tanto questa. Bolle di sapone, un altro balletto completamente inutile che fa schifo e che penso che nessuno userà mai. Yonder, e questa penso sia una delle skin più fighe del pass, nella sua versione nera. In questa versione qua un po' meno mi piace, e anche nella sua versione bianca, ma penso che la sua versione nera sia la migliore in assoluto. Questa sembra tanto da Titanic, quindi non è che mi faccia impazzire, se devo dire la verità. Nella sua prima versione, e questa secondo me sono le migliori in assoluto, ma la prima mi fa impazzire.
E ovviamente non poteva mancare la musica classica nel menu. Quando sbloccherò questa, risbloccherò la musica nel mio cavolo di menu. Bombardieri, ci sta una vita questa... Cioè, mi piacciono tanto. E il bello è che sono state disegnate. Queste sono tutte fan art. Infatti sotto c'è scritto tipo chi le ha fatte. Un'altra bottiglia, inutile, che nessuno userà. Yonder senza maschera però. Quindi lo stile di prima ma senza maschera. E la falce della specialista delle scintille. Chi mi segue tantissimo sa che io amo la specialista delle scintille, lo sa di brutto. Quindi ragazzi, veramente questa aspettavo il piccone della specialista delle scintille, lo aspettavo di brutto. Anche questa del corvo è veramente stupenda. La mimetica di Kevin, che qua dicono che sia animata, ma a me non pare per niente animata, se non il fatto che brilla un po', vabbè. Però, cioè, era meglio se si muoveva. Comunque è fighissima questa mimetica. Questa mimetica con la bombarola scura spacca di brutto. Potenziamento, un'altra roba che spacca di brutto. Passo stiloso, un altro ballo orribile che non userà nessuno perché fa schifo. Boh, ragazzi, io non voglio essere come quelli youtuber che vi dicono oh, che bello tutto, in modo da non andare contro i gusti di nessuno. No, io vi dico la verità, mi fa schifo. Non vi leccherò il culo dicendo è bellissimo. Kitsune versione oscura, tanto non la userò mai. Murale crackshot, e questa mi piace veramente veramente tanto. Overlay, questa è forse una delle mie preferite. Non so perché, ma questa mi ispira tantissimo. Mi ispira tantissimo come scia per buttarsi. E poi signori, abbiamo la scintilla suprema. La scintilla suprema, come sapete, la specialista di scintilla è una delle mie skin preferite. Questo stile qua mi fa assolutamente schifo. Questo stile qua mi fa assolutamente schifo. Questo stile qua... niente. E questo forse è lo stile migliore, ma comunque nulla batte la vera specialista delle scintille. E per fortuna abbiamo anche il suo zainetto finalmente, il colpo stellare, va bene. Un altro murale, quello di calciafiamma, che è fighissimo. Qua abbiamo scintilla suprema col taglio a caschetto, ma a me non piacciono il tipo con i capelli corti, quindi questa via. Pilota pixel, un altro deltaplano super fighissimo che addirittura ha due stili. Ed eccolo qua l'altro stile, semplicemente cambia colore, non cambia nient'altro. Poi abbiamo rompicollo, che è l'emote della breakdance con semplicemente una parte aggiunta in più. Ma perché? Ma perché? Ma ti sembra una roba normale? Ma che cos'è? Ma fa schifo, cioè dai. Poi questa del lama, anche questo stupendo, giù le mani. Celestiale, mi piace un sacco questa. Tutte le robe belle chiaramente alla fine. Avvoltoio, il viaggiatore eterno, e questo spacca di brutto. Nel suo primo stile, questo mi piace un po' meno. Questo è il stile più figo in assoluto. Questa skin fa spaccare. Questo mi piace un po' di meno, ma quella di prima, quella verde e nera, spacca di brutto, ragazzi. Spacca di brutto. Qua abbiamo un'altra musichina. Qua abbiamo un viaggiatore esterno esploratore, quindi con il casco sollevato. Cavalca onde, questa non mi piace. Forse è l'unica che non mi piace. All'acciaio, bellissima, assolutamente indomabile, mi piace davvero tanto. Corsa al massimo, che se devo dirvi non è che mi faccia impazzire. È del set alla deriva, vabbè, ok. Yonder con la corona spacca di brutto. Yonder con la corona, cioè spacca di brutto. King del Battle Royale, ragazzi. Cavaliere ultima, che ha ben 6 stili. C'è quello rosso, quello argentato, quello nero, insomma. Si può fare il set dei 4 cavalieri. Voi e dei vostri nemici vi fate il set dei cavalieri e andate a spaccare i culi ai vostri nemici. Questo teoricamente dovrebbe essere il rifacimento del cavaliere nero. Quello rosso un po' mi piace poco, sembra di girare con un pomodoro. E abbiamo Blasone Dragone, che è un zaino leggendario di vari stili, che è tipo lo scudo. E devo dire che questo è molto figo. Per quanto riguarda le sfide, abbiamo avuto sicuramente dei cambiamenti e tantissima gente si lamenta per il fatto che non ci sono più le missioni giornaliere, ma la Epic ha deciso di fare un sistema molto differente e devo dire che non mi dispiace come sistema differente. Qua vedete, sblocca le ricompense missioni di livelli stagionali, completa le missioni pass battaglia, completa missioni prestigio da svelare, insomma ci sono delle tante cose da fare. Qua abbiamo altre sfide che sono state aggiunte da pochissimo. Poi questo livello stagionale, che questo semplicemente facendo, giocando partite, insomma facendo esperienza, si sbloccano ste robe e quindi vincete tutte queste cose qui che sono in più, quindi vari stili delle varie skin, per esempio Vertidab, che ok ci può stare, catalizzatore col cappotto, Lord X avvoltoio, insomma qua Yonder elegante, ci sono le varie cose, il peso piuma, questa emote qua, ok, ma cioè non è chissà che, voglio dire, uno quando sblocca si aspetta qualcosa di super figo, insomma, invece qua non è che. Poi abbiamo altri picconi, tipo queste, le asce circolari, però boh, insomma. Tra l'altro abbiamo questo Game Boy qua, che è fighissimo, come un'altra ricompensa. Questo piccone qua,
che anche questo non è... Beh, insomma, adesso non esageriamo. Scintilla sfrecciante, che è il deltaplano apposito per la specialista delle scintille. Ma, insomma, lo Scepter che fa spaccare. Lo Scepter fa spaccare, raga. I nemici moriranno sotto questo piccone. Per tecniche abbiamo lo zainetto e abbiamo i doppi, questi cosi, i rullini. Per Lord X il sacco trofeo, con tipo tutte le teste dei vari personaggi. Inquietante. Inquietante. E per finire, freccia della fenditura, e questo deltaplano è qualcosa di stupendo. Questo è veramente stupendo. Insomma, raga, questo è quanto per il pass battaglia. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Conviene shopparlo sì o no? Chiaramente sì, è molto figo. Pass battaglia 10. Mi è piaciuto più del 9, devo dire. Mi è piaciuto più del 9. Detto ciò, buon gameplay.